Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Saluto ovviamente il Presidente della Fondazione Marche Cultura, l'Avvocato Andrea Agostini, tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione, quindi l'Ingegner Maurizio Di Stefano come Presidente e l'Avvocato Notaio Francesca Filauri. Saluto inoltre il diciamo, direttore per il momento della Fondazione, con il ruolo anche di responsabile della Field Commission, Francesco Gesualdi. È sicuramente per noi oggi un momento importante perché, oltre che presentare appunto alla stampa il nuovo Consiglio di amministrazione, ci abbiamo anche a presentare il restyling del sito della Fondazione Marche Cultura. Per noi la Fondazione è un tassello importante perché rappresenta un po' un raccordo con gli enti territoriali, quindi con praticamente il territorio, e quindi rappresenta un po' per noi anche un nostro supporto perché ci consente di mettere a terra le politiche culturali di Regione Marche. E sicuramente ecco, il sito si prefigge l'obiettivo di essere un sito più facilmente anche navigabile e quindi che consente una maggiore diffusione di tutti quelli che sono i contenuti appunto della nostra politica culturale. E la Fondazione ci consente quindi di portare avanti dei progetti importanti che come assessorato stiamo attuando, ricordo tra tutti quello delle aggregazioni culturali, delle reti tematiche, un progetto per noi assolutamente innovativo, unico in tutta Italia e proprio per questo siamo stati attenzionati da Icomitalia. Il presidente ha partecipato di Icomitalia, tra l'altro anche alla conferenza stampa quando abbiamo presentato queste reti tematiche e su questo non posso che ringraziare la dirigente Daniela Tisi per la sua professionalità e per come segue appunto il settore cultura. E un altro aspetto importante sarà sicuramente quello dei fondi che abbiamo a disposizione, 16 milioni di euro della programmazione comunitaria, che saranno destinati al cineturismo, perché come ricordava appunto il Presidente, cultura e turismo vanno di pari passo e siamo convinti che la promozione della nostra regione passi proprio anche attraverso il cinema, che è sicuramente uno strumento per far conoscere in maniera veramente diffusa tutte le nostre bellezze. Quindi ci attendono delle grandi sfide e noi a fianco della Fondazione Cultura siamo pronti ad accoglierle.